Dashboard Asher Racing, in questo caso il modello da 5 pollici. Naturalmente nel suo shop c'è anche il modello da 4, ma ragazzi, non vedo l'ora di parlarvene. Sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare della dashboard da 5 pollici di Asher, un prodotto totalmente in alluminio. E ragazzi, tanto alluminio, anche perché l'ho smontata e devo dirvi che la qualità costruttiva del frame non lesina in materiale, anche se a livello di frame rispetto allo schermo l'ho trovata davvero molto piccola, molto compatta. Nella parte laterale e in alto troviamo 21 LED RGB da 16 milioni di colori. Tutto questo poi è configurabile tramite SIMAB, ma c'è già un profilo precaricato da parte di Asher. Cerco di farvi vedere anche nel dettaglio la lavorazione che c'è nella parte dei LED. Come ho detto, front cover in alluminio anodizzata nera e vedete, c'è questa, vediamo se riesco a farvela vedere, non so se si capisce, c'è un trattamento sopra la parte dell'alluminio molto molto bello. E poi ho apprezzato molto questa svasatura, vedete, nel frontale, molto generosa, che dona questo genere di linea a questa dashboard. Ve la faccio vedere anche lateralmente, è spessa 18 mm. E va molto bene a integrarsi con qualsiasi base. Vi faccio vedere le sue staffette. Sono queste due. Questa per le basi Fanatec. Vedete, ci sono i due fori che collegherete alla base. E poi ci sono queste asole che vi permetteranno di spostare la dashboard più in alto o più in basso. E questa, quella per il SyncCube e le altre basi, in cui al posto dei fori in questo caso ci sono delle asole che permettono quindi anche un montaggio a dimensioni diverse. Sono in carbonio opaco da poco più di 4 mm. Questo genere di design, unito a degli spessori che vengono forniti all'interno della confezione, che si montano praticamente, vi faccio vedere, nella parte qui dietro, vediamo, in questo modo qui, vi faccio vedere. Eccoci qua, vedete? Vediamo, eccoci qua. E quindi di spessorarla in avanti, questo consente quindi di far scivolare la dashboard fino anche a coprire totalmente le viti frontali, vedete? Proprio perché si crea lo spessore in questa parte qua, molto molto interessante. Anche perché non stringendole a morte, in realtà potete spostarvela più in alto e più in basso anche quando non giocate, e quindi renderla meno ingombrante, meno fastidiosa davanti ai vostri monitor. Sono regolazioni in realtà che si possono fare anche con altre dashboard e altre staffette, ma dovete voi però un pochino arrangiarvi per creare degli spessori. In questo caso tutto è fornito all'interno della confezione. Per quanto riguarda lo schermo, come vi ho detto, in questo caso abbiamo un 5 pollici di diagonale, 854 pixel per 480. Anche in questo caso vi faccio vedere, molto molto nitido. Naturalmente poi tramite SIMAB è possibile dimmerare sia la parte dello schermo sia la parte dei LED, ma per quanto riguarda la configurazione ho fatto un video per voi. Anche la dashboard di Asher si connette tramite SIMAB. Facciamo quindi Add New Device e a questo punto vediamo già nella prima schermata ci compare la dashboard, clicchiamo OK. E a questo punto già si accende con la prima dashboard che c'era selezionata. Quindi chi conosce già SIMAB tramite questo menu a tendina potrà scegliere la dashboard che più preferisce, potrà scegliere l'intensità dello schermo fino a totalmente a spegnerlo, anche il contrasto, vedete, guardate che bello,
Potete scegliere qui il refresh, io scelgo 30 che è il massimo supportato da questa dashboard. Potrete scegliere se abilitare anche la funzione touch, vedete, e quindi sfogliare le varie pagine direttamente toccando lo schermo, ma sinceramente lo sconsiglio come funzione. E qui in alto potrete andare anche a dare luminosità o toglierla alla parte dei LED, andare a, vediamo, ve lo faccio vedere qui, a configurare quelli che sono i settaggi dei vari profili per far funzionare la dashboard. Ce n'è uno già settato e sempre anche in questo caso potete qui decidere l'intensità dei LED. E in più nella terza schermata andare a configurare dei tasti per poter magari tramite il Funky Switch andare a cambiare la dashboard, andare a cambiare le pagine della dashboard stessa. Ma questo è tutto un funzionamento tramite CMAB. Penso quindi di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Ultimamente vi dico, sto utilizzando la Lovely Dashboard, una dashboard molto completa e davvero ben fatta. Ve la straconsiglio, andatela a cercare su internet oppure utilizzate la dashboard che più preferite. Arriviamo adesso a parlare della parte dietro, sempre come vi ho detto in alluminio. E vi dico ragazzi che quando l'ho smontata, anche la parte del frame dietro, molto molto resistente. Dal mio punto di vista, anche esageratamente resistente per essere utilizzata nel nostro caso nel mondo del sim racing. Ma è proprio la linea guida che io trovo sempre in Asher, cioè creare dei prodotti che tranquillamente possono essere utilizzati anche nel reale, come abbiamo visto anche per i suoi volanti della linea McLaren. Sono degli aspetti dove effettivamente non lesinano mai nella qualità e anche nella quantità di materiale. Nella parte dietro, sempre come vi ho detto, tutto il frame in alluminio. Qui ci sono i fori per poterlo collegare alle staffette, la parte dell'USB di tipo C e in questo caso il cavo che vi viene fornito, vedete, ha un attacco ad L. Anche questo molto intelligente, visto che molto spesso abbiamo i monitor molto vicino alle dashboard e quindi salva un pochino quello che è lo spazio per poter avvicinare il più possibile anche il monitor. Cosa che poi ho gradito molto. Vediamo. Ecco qua l'interruttore per accenderla e spegnerla. Questo perché nella normalità dei casi io le dashboard le collego sempre a un hub alimentato che ho, che ha per ogni USB un pulsantino per accenderlo e spegnerlo. In questo caso è direttamente sulla dashboard. Ragazzi, un prodottino di qualità. In realtà tutti i test che ho fatto li ho fatti insieme anche al volante McLaren Artura Sport e veramente ben si integra anche con quel volante. Io anche quest'anno, quando sono andato su alla fiera a Dortmund, ho parlato proprio con Asher e anche nei disegni dei volanti che fa è sempre tutto studiato per integrarsi con quelle che sono tutte le sue periferiche. Naturalmente, per gli amanti delle dashboard, non posso che consigliare anche quella di Asher. La versione 5 pollici costa 369 € più spese di spedizione. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare. E ragazzi, naturalmente vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi anche a cercare su Facebook. È sempre gradito un'iscrizione e un bel like al video. E poi ragazzi, commentate perché voglio sapere proprio che ne pensate della dashboard, ma in realtà di tutti i prodotti Asher. Con questo ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima review. Ciao!